E oggi siamo a Ueno, al parco di Ueno, e finalmente riusciamo a vedere. Potete venire in un quartiere per i ciliegi in fiore, perché siamo nel pieno periodo della fioritura dei ciliegi. Il parco di Ueno è immenso, c'è un grande lago, tanti ciliegi e c'è lo zoo con gli animali che probabilmente dopo andremo a vedere. Ma che tipo? Benvenuti in Giappone. Sfreccia solitario nei boschi dell'est. Ma sfreccia una sega, sta dormendo, guarda. Ciao Barbagianni. Che cosa facciamo stasera? Non lo so. Tu cosa vuoi fare? Culo d'aquila. Diventerò una tigre. Una tigre. Diventerò una tigre. Vorrei essere forte come una tigre. Tipico esemplare di Ambra. Tu mi hai scelto. Trovo le differenze. Sono i tuoi gusti, eh? Che panza. Scimmia. Tatino. Però ha dei peli bellissimi. Simba, mi hai molto deluso. Che cazzo dormi? I leoni possono dormire fino a 23 ore al giorno. I leoni possono dormire fino a 23 ore al giorno. È meraviglioso, voglio essere un leone. Ti basta? Oh, che briciolo, lo stretto indispensabile. E i tuoi malanni puoi dimenticare. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male, sai. Sta attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu prendi un fico che è normale, lo prendi e non ti farai del male. Hai capito, sì o no? Sì, grazie, Balù! Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile. C'è, enorme! Il leone marino? Ce n'è una laggiù? Guarda, sta covando sott'acqua. Credo che oggi sia una bella giornata. Secondo me non piove. Forse piove domani, a giudicare dalle nuvole laggiù. Un bambino, quasi quasi lo uccido. No, non lo uccido. E se avessi lasciato il gatto sulla pentola a pressione? Sai, ho problemi ad andare in bagno. Cioè, non piscio, ma caco. Vi mangio albero, ti odio albero! Faccio anch'io. Che animali sono questi, amore? Cani della prateria. Perché si chiamano cani? A me sembrano dei castori grassi. Guarda quanti doflamingo, ma starnazzano. Sono animali così eleganti e starnazzano. Zebra non ha il gene per l'immunità della mosca tsetse. Questo vuol dire che se viene punta dorme per sempre, però il numero di zebre con tutte le strisce ha la funzione di confondere, oltre che vabbè, protezione dei raggi solari, protezione dei predatori, eccetera eccetera, quindi non vengono punte. In realtà è un video in slow motion, la tartaruga sta correndo fortissimo. Lo vedrete tra 3 ore. Mamma che palla, tutte ste turiste, mamma mia, Non capiamo cosa stia succedendo. Qui fanno le patate, ci mettono lo zucchero e poi questi ci mettono il gelato. Forse è burro, e quello poi è gelato però. Spruzzi e fai i pupazzini che ci piacciono tanto, che ora ce li prendiamo. Intanto non ci ricordiamo il nome, però sono buoni. Ma che mi ci mette lui, il sale o lo zucchero? Perché questo può essere solo ketchup. Ambra, svelaci il segreto. Se sapessi leggere il giapponese leggerei le targhette, invece no, sono analfabeta. Perciò. Sono gli spiedini di cetriolo e c'è una signora davanti. Ci vuole ancora molto per arrivare laggiù, ma come si dice, tempo al tempio.
Oggi siamo ad Asakusa, questo è l'ingresso del Kaminarimon, una via commerciale, sono tanti banchetti, tante bancarelle che portano fino al tempio, dove io ogni volta che vengo in Giappone estraggo la mia sorte e vedremo questa volta come andrà. Come ogni volta che vengo in Giappone ti faccio predire il futuro. Si mette dentro. Best Fort dice: i tuoi desideri saranno realizzati. Una persona malata starà meglio. Stai fermo. La persona che stai aspettando arriverà. Qualcosa che hai perso verrà ritrovato a breve. Costruire una casa, sposarsi, fare un viaggio, trovare lavoro sarà molto buono. Ma fai attenzione a tutte le cose che vuoi fare. Se non farai attenzione potresti farti male. Ora tocca ad Ambra, vai. Croce e tre lineette. L'hai trovato? Prendi il primo, li metti dentro il bastoncino. C'è una ragazza vestita da Black Goku. Cosa dice? È il numero 13. Sì, ma cosa dice il... Il mio era Best Fortune, il tuo? Quando arriva la primavera avrai una buona fortuna. Come i fiori che sbocciano sui vecchi rami, qualcosa di felice arriverà. Quando arriva io ho letto direttamente la traduzione in prosa, senza metafore. Leggi questo. Tu sei Gretto, madonna. Sì, io sono Gretto. I tuoi desideri si realizzeranno. Una persona malata sarà ricoverata. Recovered vuol dire starà meglio. Recover è per farla stare meglio. Ma come si dice in inglese? Sai che non lo so. Non lo so, ma recovered vuol dire stare meglio, non ricoverata. Che ne so? La persona malata sarà ricoverata, grazie al cazzo. O magari potevi lasciarla morire, che ne sai? La persona che stai aspettando arriverà. È uguale al mio, poi? Costruire una nuova casa, removal e trasferimento. Sì. È buona cosa fare un viaggio in estate e primavera e matrimonio, lavoro, sì, ti prego, dammi un lavoro. Forse è uguale, no? Sì, cambia di poco. Di poco. Beh, diciamo che le cose fondamentali... Così. Le cose fondamentali devono essere uguali, altrimenti che senso ha? Per noi due almeno. Okay. Poi per tutta questa marmaglia nipponica, chi lo sa? Ambra Pazzani, colei che odia lo shopping, mi sta tenendo ore a comprare kimono, che è pieno di kimono qua dentro, di Obi, di cui faceva la pubblicità un Jedi. Infatti lo spot era Obi-Wan per Obi e Ambra si continua a provare chi vuole. Appena poi girati, appena la signora ha finito di abbracciarti perché ti vuole bene. Sembri incinta? Ma lì è stoffa pallottolata, non è la tua pancia, vero? Certo. Come fa a starci ancora tutto quello? Credo sia sporca la lente. Non lo saprò mai rifare da sola. E infatti io voglio proprio vedere. Sto per pagare al JoJo Bar. Go! Anche io. Drinkiamo. Ovviamente, come si è capito, siamo al JoJo Bar. Ambra beve il suo cocktail che si chiama Spice Girls, che è lo stand di Trish Una. Ed è gommoso. Ed è gommoso. Io sto bevendo il King Crimson, che è lo stand di Diavolo. Perché? Non lo so ancora. Perché faremo il cosplay. Ma stasera invece siamo con un altro amico, Jackie. Say hi. Hi. Yuriko, Valentina, Camilla, Ambra, Massimo dietro. E stiamo a mangiare il sukiyaki. 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 Che consiste simile allo shabu shabu, ma il brodo è già condito e in più ci metti le verdure, gli udon e tutto quello che vuoi. Molto molto buono. Stiamo mangiando come sempre perché non facciamo altro che mangiare in Giappone. Siamo nella tipica via di Shinjuku. Jackie, which is the name of this place? Golden Gate, Golden Town. Golden Town, Golden città Gai. D'oro. In realtà è piena di bar, sono tutti bar, sono anche di tantissimi occidentali in realtà, perché e sono solo bar, birrerie, nicciome, biciclette. Wow. Ma
ragazzi, oggi sono a Roppongi, un quartiere incredibile con questi palazzi mega galattici. Sto andando agli YouTube Space di Tokyo, perché in Italia non c'è via. Perciò vado a visitare questo. A dopo.